Salve ragazzi, ancora qui con voi con la mia trasmissione Opinione di Luzio. Sono le 10.40 in una bella cittadina calda d'estate, giorno di 5 settembre. La località ve la svelerò alla fine, è un arcano. Vi voglio parlare di un tema che in questi giorni avrete modo di vederlo in televisione dal Festival di Cinema di Venezia. Sì, è uscito un film, finalmente, su Scientology, una piena critica su quella che è il potere psicologico che esercita questa religione di massa inventata di sana pianta da un nome abbastanza ben noto a tutti, che è Ron Hubbard, negli anni 50. Vi voglio fare un piccolo remake su chi era Ron Hubbard. Ron Hubbard è uno che ha frequentato un'ingegneria mai finita, è uno che si è buttato nei libri di fantascienza, anche lì naufragato perché non ha avuto riscontro oggettivo di mercato, si è buttato a fare lo psicoterapeuta con un suo modello tutto suo, costruito un po' a pezzi da teorie freudiane e da quant'altro. Anche lì i miei esperti in medicina lo hanno catalogato comunque come persona che non poteva esercitare quel tipo di professione, dato che non aveva una laurea e delle competenze mediche specifiche, e ha visto ben lungo di far sì di creare, attraverso il suo libro, che è quello che è famoso di tutti, di Scientology, che in pratica ha creato tramite una branca che esercitasse potere sulla psiche umana, per creare un proselitismo, una specie di religione, se vogliamo chiamarla più semplicemente, una religione che potesse diventare esplosiva a livello di massa. Ecco che quindi poi Scientology nei vari decenni ha creato in tutto il mondo tante piccole persone che vanno nelle piazze in maniera del tutto schiavizzata mentalmente attraverso tutto un processo, una struttura di quiz che loro propongono a livello gratuiti, e poi ti risucchiano dentro se stessi prendendoti dei soldi attraverso dei test o degli studi in merito che devi fare, quei pochi spiccioli che magari per qualcuno può essere necessità di vivere, ma lui li prendeva senza fregandosene, diciamo, di quello che era poi la situazione sua economica di vita. Poi naturalmente la sua religione era puntata naturalmente prima di catturare la psiche del cerchio benestante. Vedi nomi famosi come Tom Cruise, che gli fanno da partner commerciali per la loro religione, e naturalmente da lì poi ha creato, per essere più capillare come religione, come cultura di massa, quella che è sviluppata dal suo libro, alla branca della gente, il popolo. Il popolo, lavorando soprattutto sulle debolezze della gente, sulla debolezza, sulle persone che magari non avessero una grande autostima di se stesso, non avessero magari ancorato dei capi saldi sulla loro identità, su quello che loro possono credere, ma hanno, come tutte le religioni di massa, sono andate a intersecare intersecare su quelle spazie dei propri cerebrali su cui uno dice: sì, non ho nessuna fede, non ho nessun ancora su cui credere. Allora gli veniva inculcata da altra gente che naturalmente era già ben istruita, dallo stesso Ron Hubbard, che erano già dei cavalli di razza per la sua religione, e al tempo stesso quindi capaci di poter creare altre figure simili a loro, logicamente. E questo è stato anche bandito da tanti altri mezzi di formazione, che rendevano quasi alla schiavitù, si può parlare quasi, li schiavizzavano queste persone, ok? Quindi io vorrei dire a voi: svegliatevi, andatevi a vedere questo film che sta uscendo nelle sale del cinema di Venezia. Finalmente, dopo 50 anni, qualcuno ha fatto un film critico su questa religione, che la chiamerei, voglio dire, una religione che crea delle persone che anebene, cioè non capaci di ragionare con la propria testa, ma capaci di ragionare solo come delle marionette pilotate da Ron Hubbard. E gli chiederei di andare tutti di mandare in Aspromonte questi cavalli di razza di Ron Hubbard, in Aspromonte col metro cubo, sì, ben isolati da se stessi, non insieme, perché possono essere cannibali, e come avevo già ripetuto in altri video, lì li lasciamo a pane e acqua per far sì che formassero una ben dittatura ben sana, e se poi logicamente prendono consapevolezza di se stessi di aver creato un danno alla società, perché quello che loro andavano a fare è quello di creare comunque sia un lavaggio del cervello alle persone, e quindi questa è una cosa malata, perché ciò che mi ha raccontato sempre mia nonna: semina del bene se vuoi ricevere del bene.
ma chi va a seminare comunque sia una propria cultura per sovrastare quella dell'altro, quindi sono persone malate che hanno bisogno di aiuto, ma se loro non lo chiedono perché loro vedono il profitto, non vedono che hanno bisogno di aiuto, perché logicamente vivono nella cattiveria e pensano di star bene, li mettiamo nel metro cubo, li seppelliamo lì e dopodiché li andiamo a prendere di mese in mese per vedere se almeno sono progrediti. Se invece sono di riflesso, loro stanno, si vedono che stanno ancora il sorriso, mangiando le proprie feci, bevendo le proprie urine e accontentandosi del pane duro, logicamente, perché noi diamo solo pane duro per la dentatura, come ho già ripetuto, vediamo quello che possono essere il prolungamento della terapia, logicamente. Questo per me non è accanimento terapeutico, è soltanto creare una possibilità a chi nella sua vita non ha fatto altro che creare diciamo, danni mentali sulle persone, ma non a livello individuale, ma a livello di massa. Quindi anche noi, se lo procuriamo un piccolo danno cerebrale a queste persone, mettendole sottoterra in un metro cubo, isolandole da se stesse, non che dallo specchio della loro anima e basta, vediamo come reagiscono, insomma. Poi se reagiscono bene, che vediamo che maturano un altro tipo di consapevolezza, che se vanno a fare gli eremiti, vanno a fare i frati, i monaci, ben venga che noi magari li prenderemo per mano, li porteremo fuori a far sì che facciano altro nella vita. Sicuramente cose di opere di bene, opere di carità, che quello noi abbiamo bisogno nella città di oggi. Non persone malate che strutturano il pensiero della gente e si vanno a incanalare sulla debolezza per far poi una leva emotiva e su quella appagarsi attraverso un ricavandosi in un profitto economico. Questo, ragazzi, lo dobbiamo tutti i modi sbarrare, mettere dei paletti, mettere dei muri. E allora, se i muri non riusciamo a metterli, cominciamo a fare le buche nella spumante, che il posto è grande, su chi l'ha visto non li trovano e non li trova nessuno, logicamente. Noi li lasciamo lì, però noi siamo anche magnanimi, una porzione di cibo gliela vogliamo dare. Pane secco, ragazzi, li lasciamo lì sotto terra, metro cubo, magari una gettatina per evitare che si infiltra acqua, gliela facciamo per isolarla un pochettino a livello climatico da quello che possono essere i fattori temporali, insomma, se viene temporale, se viene acqua, se viene acquazione, noi li isoliamo un attimino col cemento intorno e vediamo quello che viene fuori. Ragazzi, siamo sempre a Senigallia, arrivederci.